Salve a tutti, puntata di Onorato di domenica, non so che giorno sia, 24 giusto, perché domani è 25, e 25 gennaio, sto per dire dicembre, non è la vigilia di Natale. Prima di tutto, purtroppo questo è un grosso difetto, il fatto di non avere l'antiriflesso. Cosa importante da fare, iscriversi al canale, per cui sotto c'è il pulsante per iscriversi, attiva la campanellina e sotto in descrizione troverai il link dove seguirmi in ogni dove. E sì, non vedo come ho gli occhiali, perché c'è più che come ho gli occhiali, come ho gli occhi, non gli occhiali eccoli. Sono stato molto veloce, uno perché è tardissimo, e due perché ho perso tanto tempo per fare dolce, tutto il resto, insomma, prepararmi, e perché insomma ve ne parlerò dopo. E domani, ed ecco perché mi ricordavo che giorno fosse, domani è il 25 di gennaio, qualcuno dirà vabbè che data è, e bene, sono 5 anni da quando è stato arrestato e poi direi torturato e ucciso il buon Giulio Regeni. Quindi domani, come vi avevo già fatto vedere su qualche puntata fa di Onorato, ci sarà questa maratona, direi televisiva, sulla pagina Facebook di Storia H. Foscari. Adesso ve ne riprendo un altro di cose, se le trovo. Sì, ma non vedo video. Dove cazzo sono i video qui? Ah, ed è qua, ok. Quindi direi che oggi facciamo vedere questo, faccio vedere io, o non andare, faccio vedere questo video. Magari dall'inizio. E magari forse a volume alto. E magari a tutto. Fare cose, perché muove le buone energie. Fermati. È partito. È vivo. È vivo, ok. Bene, per dire, buona visione. Forse se riesco a avviarlo, scusatemi se lo faccio col mignolo, anzi con l'anulare che è partito. Faccio col naso. Diciamo sovente che Giulio continua a fare cose perché muove le buone energie di questo paese e costringe con il suo esempio a riflettere sull'inviolabilità dei diritti umani. Giulio ci costringe a decidere da che parte stare. Queste parole di Paola Defendi e Claudio Regeni, genitori del ricercatore torturato e ucciso 5 anni fa dal regime egiziano, ispirano l'impegno per la libertà di migliaia di persone nel mondo, per i detenuti nelle carceri egiziane, come Patrick Zaki, studente presso l'Università di Bologna, arrestato quasi un anno fa, e per tutti coloro che lottano per il diritto di opinione e la libertà della ricerca. Per unirsi alla campagna che chiede giustizia per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zaki, oltre 100 studenti e dottorandi, docenti e ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, personale amministrativo dell'Università di Ca' Foscari a Venezia, prenderanno parola in una maratona a più voci, il prossimo 25 gennaio. La maratona sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Storia Ca' Foscari, dalle 9 alle 19. Uniti per chiedere giustizia per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zaki. Bene. Per cui insomma, ecco come vi... magari se non rinizia meglio, cioè nel senso, può anche riniziare, ma non c'è bisogno di rivederlo. E volevo fare cose, ma non è che si riesce tanto a fare cose. Aia,
non lo so. E sta di fatto, insomma, questo. Per cui domani dalle 9 alle 19 sarà in diretta questa lunga maratona. Diciamo che qualcuno si preoccupava degli organizzatori, perché, come avete capito, in realtà è fra virgolette patrocinato dall'Ateneo, ma in realtà non è un evento dell'Ateneo, è un evento, diciamo, di, per l'appunto, viene sponsorizzato su questa pagina Storia Ca' Foscari, non su quella di Ateneo, proprio perché, insomma, è una libera iniziativa, diciamo, di docenti, e poi, insomma, l'avete sentito di chi. E, più che altro, ecco, questi, diciamo, questi organizzatori, forse anche senza virgolette, organizzatori, punto, si preoccupavano e dice, ma dalle 9 alle 19, ma chissà, è, diciamo, il mio orario di lavoro normale, per cui, insomma, nel senso che non lo sarebbe in realtà io dovrei terminare, in teoria, molto in teoria, dovrei terminare alle 3:30, cosa che non succede mai, chissà perché non succede mai, è strano. E invece, ahimè, no, che dire, invece c'è, invece, ecco, invece io faccio di solito a magari 9, cioè domani probabilmente iniziamo molto presto, e un po' come venerdì, anche giovedì, diciamo, ecco, questi giorni ho sempre iniziato un po' prestino, e poi, insomma, ecco, dovrei rimanere abbondantemente fino alle 7, ma diciamo che ormai per me è abitudine, ed ecco, quindi, insomma, domani ci sarà questa cosa, ovviamente voi che vedrete questo video, questa puntata, e sarà bello che è passato, però non disperate, perché con molta probabilità l'evento, essendo andato su Facebook come video, sarà disponibile nei giorni precedenti. Poi troveremo il modo, non so come, ma troveremo il modo per anche registrarlo, perché purtroppo StreamYard più di 4 ore non le fa, per cui, ahimè, purtroppo, come potrebbe dire qualcuno, non, Facebook è un'incognita, nel senso, in teoria penso di sì, in pratica chissà, e per cui, insomma, direi che la cosa migliore è avere un, diciamo, salvataggio di backup, ecco, salvare un attimo anche, per cui vedrò, insomma, non lo so, e quindi comunque con molta probabilità sarà disponibile anche nei prossimi giorni, così magari, insomma, ecco, se vi siete saltati qualcosa potete rivederlo, insomma, è una bella iniziativa e ho aderito con molta, diciamo, non mi sono tirato indietro, ecco, no, sono stato coinvolto, e ovviamente in buona sostanza è anche il mio lavoro, e quindi, insomma, sono stato un po' coinvolto, e però, insomma, 5, e ovviamente non era previsto lo starnuto, e diciamo che sì, lo sapete che cosa? Che mi sono tagliato sì la barba, ma forse sarà il caso di cominciare a spoltire un po' i baffi, perché effettivamente mi tendono a fare un po' prurito qua, a questa zona qui. Comunque, stavo dicendo, diciamo, torniamo a noi, il fatto che
comunque, insomma, aderito comunque, diciamo, con piacere, ecco, non mi venivano più termini, tabula rasa completamente. Ho deciso, insomma, di aderire anche, diciamo, con piacere, perché ovviamente comunque non è il solito congresso, per quanto magari importante, che ne so, la sessualità nel corno d'Africa, insomma, per essere, anche chi se ne frega, ecco. Qui invece stiamo parlando di cose abbastanza importanti, per cui, insomma, ho diritto volontario, con gioia, scusatemi. E quindi aderite, poi, insomma, ecco, ve l'ho fatto già vedere, chissà se lo ritrovo in tempi, diciamo, celeri. Ci proviamo. E comunque, ecco, se potete un cazzo, cioè lo fate e basta, cioè, non esiste se potete, esiste lo fate, punto. In maniera molto democratica lo dovete fare e non rompere le palle. Aderite anche a questa petizione. Ripeto, non ne vale un cazzo, perché secondo me le petizioni e robe, secondo me, hanno un'utilità di niente. Però insomma, vuol dire sempre qualcosa, è pur sempre meglio di starsi a grattare il culo e sperare, insomma, che le cose avvengano così per magia. E insomma, ovvio, non possiamo prendere e andare, cioè, la soluzione migliore quale sarebbe? Sarebbe quella lì di prendere, armarsi e andare in Egitto e fare la guerra all'Egitto, non so, questo forse è l'unico modo, cioè, con cui si riesce a avere qualcosa, oppure ci vorrebbe, non so, che non fossimo tutti caga sotto, no, ma con diplomazia dobbiamo dire no, si prende le persone per una reccia proprio, fisicamente. Ecco, forse in quel modo si riesce a risolvere le cose. Invece no, noi siamo tutti buoni, siamo tutte cose. Ah, beh, che disgrazia. Ottimo. E sì, no, scusate, stavo vedendo dal gruppo WhatsApp i nuovi aggiornamenti riguardo, per l'appunto, l'evento di domani. Quindi partecipate numerosi, spero per voi, anzi, che avrete partecipato numerosi. Se non avete partecipato, riguardate, probabilmente vi dirò dove. E immagino sarà anche sulla pagina Storia a Cafoscari, però insomma, se fosse anche in altri posti ve lo farò sapere. E comunque casomai vi rindicherò il link, insomma, ecco, più che vi dirò dove è ovvio che sarà lì. E l'altra cosa importante, aiuto, basta, cioè, nel senso, ecco, insomma, diciamo, ripeto un'altra volta, e giustizia per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zaki. Bene, per quale motivo ho fatto così tardi a fare tutto? E poi non ho messo ancora la crema, ma non l'ho fatto per evitare di fare l'ennesimo video in cui sono bianco cadaverico, perché ho messo abbondante crema in ogni dove. In ogni dove, ferma sulla faccia, ecco. E anche se, insomma, il colore bianco sulla faccia può essere abbastanza, diciamo, fraintendibile. E il fatto, insomma, che già da ieri, ma in realtà, insomma, sono un po' di giorni, stavo pensando che
approfittando del fatto che adesso col server, col computer, col server che ho qui a casa, quindi diciamo che in buona sostanza ho sostanzialmente la fornace TV in sotto controllo, soprattutto la sera. Durante il giorno tanto io lavoro, non posso fare un cazzo, detto proprio francamente. Poi magari in futuro sarà diverso, per il momento è così. La sera invece, ecco, è il momento in cui più posso essere presente fisicamente, fare cose, e quindi insomma questo. L'altro invece è il fatto di avere un computer molto più prestante, tanto è che il server, ecco, era il computer che avevo, e avete visto quanti problemi mi ha dato, per cui insomma, ecco, era impossibile fare lavori con quello. E invece sono invece con quest'altro, cioè due secondi si fanno le cose. E stavo pensando di riprendere la trasmissione di Lunedì Docufilm, che era un appuntamento settimanale della Fornace TV, che andava in onda lunedì, per appunto, essendo Lunedì Docufilm, no, era Martedì Docufilm, insomma, ecco, Lunedì Docufilm, prendendo spunto da e non solo nel nome, ma anche, diciamo, in tante altre cose, prendendo spunto da il celeberrimo Lunedì Cinema di Rai 1, se non ricordo male, sì, Rai 1. Prende spunto anche dalla sigla, diciamo, prende spunto anche dallo spot, prende spunto da tante cose, e andava in onda fino a quando stavamo in onda su live stream. Poi purtroppo è morto tutto, e c'è stata insomma tutta una difficile ripresa, e adesso insomma siamo abbastanza su, e l'idea era quella. Ovviamente quando io ho fatto Lunedì Docufilm prima edizione, ovviamente c'era, come si, avevo una, diciamo, una scaletta di documentari e non solo, e cosa che adesso ovviamente non avevo più, o avevo proprio pochissimo, niente, quasi. E quindi nel frattempo insomma, ecco, stavo rivedendo di rinfolpare il, diciamo, come si chiamano, i video, insomma, ecco, i documentari, e dopodiché insomma a quel punto fare il partire con. Ovviamente l'idea era quella già di non trovarsi a fare cose all'ultimo secondo come al solito, come con Dotto Matteo e tante altre cose, ma di prepararsi anche con molto anticipo, e quindi sono stato là a risistemare il, come si chiama, lo spot. Perché rivedere lo spot? Per un semplice motivo, perché lo spot di prima dava le 9 precise, non andrà in onda probabilmente alle 9, anzi direi proprio di no, sarà come Dotto Matteo, cioè andrà in onda alle 9:15, che è anche giusto, perché comunque più o meno alle 9:15 di lunedì magari io ho finito di cenare, per cui posso diciamo sono più libero, e quindi insomma, ecco, quindi ho dovuto un attimo riguardarlo. Purtroppo insomma ci sono stati vari problemi, perché cercavo di togliere di rendere la voce, diciamo, ecco, di Paola meno metallica, meno computerizzata, ma è stato abbastanza impossibile, insomma, alla fine un po' desistito, ho cercato di mettere qualche filtro, ma boh, non lo so, diciamo spero nelle prossime
prossimi video, prossimi spot, di trovare una combinazione di effetti, insomma, che riesco a togliermi di quella. Purtroppo è stato così. E insomma, poi mi sono creato anche la sigletta, diciamo, ecco. E però insomma, beh, diciamo che il video ce l'avevo, era più un problema, ecco. Ho perso tantissimo tempo a fare questo, e quindi insomma, comunque a breve, insomma, diciamo, un'idea già ce l'avrei più o meno quando iniziare. In realtà io volevo farlo coincidere con i 2 anni della Fornace su Twitch, su quel sito lì. E in realtà il problema è che è l'8 di aprile. L'8 di aprile noi siamo al 25-24 di gennaio, cioè sono insomma parecchi mesi. Ora è vero che devo trovare un bel po' di cose, anzi, se avete in mente qualche documentario che sarebbe bello vedere, segnalatemelo, insomma, ecco, anche sotto magari in descrizione. Sì, ciao, in descrizione, ho detto quell'altra volta, e nei commenti, non in descrizione. E commentate questo video e mi dite magari: oh, guarda, ho una bandana, sarebbe bello vedere questo documentario, per esempio, questo docufilm, per appunto. E ditemelo, insomma, magari può essere pure che già l'ho previsto, però magari non mi è venuto in mente, per cui non ho avuto non so che cazzo stavo cercando, scusatemi, mi sono dimenticato che cazzo volevo cercare, vabbè, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Sta di fatto, insomma, ecco, che insomma doveva essere l'8 d'aprile, ma anche no. E quindi forse mi è venuto in mente adesso, per cui sarebbe bello, insomma, l'8 di gennaio, perché l'8 di gennaio è 8 di febbraio, scusatemi, non l'8 di gennaio, è un'altra roba, è quando bisogna lasciare entrare Ascanio. E l'8 di febbraio perché è l'8, e quindi potrebbe essere, insomma, il, come si dice, è lunedì, e comunque, ecco, mancano 2 mesi ad aprile, insomma, ecco, sono un anno e quanti mesi, sono un anno e 10 mesi, solo per questo, insomma, ecco, potrebbe essere anche l'8 di marzo, ma è parecchio in là, insomma, l'8 di febbraio, scusate, mi sembravo Scatman. L'8 di febbraio è fra 2 settimane, insomma, in 2 settimane prevedo di o lo spot o tutto, prevedo di avere cose, insomma. No, stavo vedendo se c'era, stavo vedendo se c'erano cose. E comunque sempre aprile, sto vedendo, perché la Fornace TV trasmette da dal 30 di aprile del 2009.
comunque sempre sarebbe aprile, insomma. E secondo me è troppo in là, insomma, ecco, per cui si potrebbe iniziare benissimo l'8 di febbraio. E quindi l'8 di febbraio, oltre ad aver lasciato entrare Ascanio, perché è dall'8 di gennaio che si poteva fare entrare, per cui fate entrare ancora di più Ascanio e potrebbe iniziare lunedì dopo film su La Fornace TV, per cui insomma ecco ci tengo particolarmente, insomma, che insomma è una buona cosa e anche questa, insomma, oggi buone cose vi segnalo e quindi insomma ecco diciamo siamo quasi pronti, nel senso che manca solo gran parte del materiale, cioè nel senso diverse ore già ce l'ho, però insomma volevo già averne quasi per un anno, in modo che così almeno, magari insomma da lì a un anno magari si ripete o vediamo, insomma, magari c'è un giorno che il lunedì no, che il lunedì non trasmettiamo niente perché, che ne so, è qualche festa, qualche cosa, succede qualche cosa particolare, vabbè, quella salteremo, insomma, ecco, preferisco saltarlo piuttosto che ritrovarmi, oddio, adesso che te cazzo trasmetto? Cioè, insomma, ecco, oppure ripetere nel corso dell'anno, insomma, no. E quindi, insomma, ecco, sto, diciamo, reclutando diverse cose, anzi, qualcuno mi sa che prima o poi vado qua su un sito e lo compro pure. E basta, direi di questo. Ovviamente notizie, diciamo, internosse, questi occhiali li sto tenendo. L'unica cosa che forse non avevo detto è che purtroppo non si attaccano alle clip che avevo, ma no, forse l'avevo già detto, è che ho provato, no, questi qui pensavo fossero pezzi di ferro, invece mi sa che plastica, non lo so, di fatto io ci attacco il coso e non si attaccano, essendo coso magnetico, insomma, comunque purtroppo non, o non è abbastanza forte, non lo so, insomma, sta di fatto che non, peccato perché come forma più o meno c'eravamo e quindi ahimè è inutilizzabili, sono inutilizzabili queste clip su questi occhiali, per cui spero che insomma che quando insomma passeremo a una gradazione, insomma, delle lenti definitive, a quel punto faremo così, faremo come dire, magari porteremo su quegli altri che comunque avevano 2 anni, anche quello, anche quelle, e per cui insomma sinceramente non mi sembra a caso di buttarle per cosa, insomma, tenerle così per una roba che vedo meno, cioè non ha senso, quindi insomma così, anzi quasi quasi sarebbe forse da portare anche gli altri, diciamo, anche quei Ray-Ban sarebbe male e vabbè. Altre cose che mi vengono in mente, no, cioè nel senso mi viene in mente solo questo, ecco, vedere sto lunedì dopo film, boh, rimane sempre valido il fatto che se volete, se avete in mente programmi, robe della Fornace TV, però ricordatevi sempre comunque di sera, perché per il momento per me è una tragedia, diciamo, dalle 9 in su, cioè nel senso, dalle 9 indietro, insomma, ecco, per cui insomma no, poi magari in futuro, ma magari dura, magari insomma si torna a casa ad un orario normale e a quel punto vabbè, boh, non lo so, comunque sta di fatto che per ora è impossibile e quindi insomma questo è, cioè, nel senso, se vengono in mente programmi serali, qualche cosa,
io sono qui, noi siamo qui, noi Istituto Cinematografico Fornace, e ogni idea è sempre ben accetta. E magari, insomma, ecco, se avete anche in mente cose, per esempio, per la Fornace Fornelli, progetti particolari, ben venga. E per Dotto Matteo, per la seconda stagione, penso che dovremmo ancora aspettare un po', perché insomma siamo un po' così. Mi è venuto in mente, ecco, che cosa devo parlarne, poi veramente chiudiamo perché è tardissimo. L'efficienza del privato, sempre per il tema, per la serie, la grande efficienza del privato, insomma, ci si è affidati agli ennesimi privati per quanto riguarda la distribuzione, non tanto la distribuzione, scusate, ma la costruzione, come si può dire, la creazione, lo sviluppo del vaccino contro questo Covid, Pippo Virus, e quindi ci si è affidati ai privati. Notizia di qualche giorno fa, insomma, che e comunque stiamo andando ancora avanti, è il fatto che, insomma, ci sarà un ritardo, anzi, verranno drasticamente tagliate le forniture di questi vaccini, e quindi i reti, gran parte dei governi, compreso, insomma, il nostro, che adesso vi faremo pagare penali e robe. Questo è il privato. Il privato gli frega una sega. In che lingua ve lo devo dire? Questo è il privato. Questo è il privato. Il privato non gliene frega un cazzo che voi morite di Covid, morite di quello. Allora gli frega solo esclusivamente di fare che cosa? Profitto. Quindi non fanno profitto, oppure c'è qualcuno che gli fa più profitto, che qualcuno gli dà più soldi per vaccini. E ovviamente non è che il colpo di bacchetta magica, 100 vaccini pronti, cioè ovviamente ci vuole il tempo, e se quello paga di più glielo danno a loro, non ve le danno a voi, non gli frega un cazzo che voi avete fatto un contratto, avete fatto quello gli dà più soldi, bene, andiamo da loro. Lo volete capire, sì o no? Quando vogliamo imparare a staccarci da cose fondamentali, ripeto, il panettone ve lo potete anche prendere al privato, il pane potete anche prenderlo al privato, cioè ci sono cose e cose, ma ci sono delle cose che sono fondamentali, tipo trasporto pubblico, tipo la rete telefonica, internet, perché boh, la sostanza gira tutto lì, come, insomma, ecco. E tipo qualsiasi cosa, ok? Mezzi di trasporto, forse l'ho detto, insomma, queste robe pubbliche, ecco, non devono essere gestite dal privato, perché questa è la grande efficienza del privato, che non gliene frega un cazzo di fare, di dare a tutti, deve dare a chi gli dà più soldi, gli frega solo di fare profitto. Quindi cosa abbiamo imparato da questo? Che basta con questa storiella, questa narrazione che il privato è meraviglioso. Il privato non è meraviglioso, il privato gli frega un cazzo di voi. Ripeto, non è che sono allora lo statalista e robe, no, io sono che le cose pubbliche, le cose devono essere date a tutti, per cui non si deve, non solo non si può, ma non si deve fare profitto, non devono essere in mano ai privati, non devono essere dati in mano ai privati, punto. Poi il resto lo possono fare benissimo, perché non è una cosa fondamentale.
ok? Perché il pane uno se lo può fare pure a casa da solo, c'è bisogno del panettiere, uno va dal panettiere perché non ha tempo di fare il pane, allora va da lui, ma volendo uno se lo potrebbe fare anche a casa da solo, ok? Il parrucchiere, uno si potrebbe tagliare anche i capelli da solo, non c'è bisogno di andare nel parrucchiere. Dal parrucchiere uno ci va perché uno perché magari ha un completo imbranato, perché sostanzialmente non è facile tagliarsi i capelli da solo, e perché insomma magari uno vuole un'acconciatura, una cosa un po' più bella. Quello va bene, queste cose vanno bene, oppure voglio andare, non so, in vacanza da qualche parte, lì posso anche andarci col privato, col pullman privato, posso anche andarci con qualcosa privato, ma da altre parti un mezzo pubblico non deve essere in mano al privato, e non deve essere nemmeno una cosa che deve essere somministrata a tutti, non deve essere in mano ad un privato, non deve essere appannaggio del privato. Lo volete capire, sì o no? Sì o no? Basta questa storia. Però così e poi dopo ci stiamo lì a lamentare, a dirci, ecco, adesso noi farete che vi attaccate al cazzo. Ecco che fate che vi attaccate. Purtroppo è così. Vabbè, ma purtroppo vabbè, noi con questo, a questo punto ci salutiamo perché è tardissimo, e ci vediamo alla prossima puntata.